Buongiorno ragazze, benvenuti in un nuovo video. Come avete visto, mi sono svegliata un po', è arrivata Greta. Ho il microfono, così mi sentite bene adesso, spero. Ciao, buongiorno. Come stai? Ti Molto bene. sei un po' raffreddatina? Sì. Il bello piccina. Ci vuoi dire lui l'amore? Ciao Lula, un pupazzo di Greta. E vi stavo dicendo che mi sono presa il microfono perché non mi sentivate bene e io voglio appunto che, cioè, quando guardate i miei video non mi dovete innervosire perché non si sente bene, eccetera. E quindi ho acquistato questo microfono. Ora penso che mi sentiate bene. Io sto sul lato di Greta. Vieni. Certo, devo ancora capire bene come posizionarlo, però comunque, cioè, fastidio non ne dà. L'importante è che sentite bene. Sicuramente, ragazze, è comunque anche un problema del mio telefono. Sicuramente un po' sarà partito dove appunto registra e quindi non si sente tanto bene. Però, perché comunque vedo gli altri che fanno i video col cellulare, non hanno il microfono e quindi non capisco perché a me non si sente bene. Sicuramente è il mio telefono che ha problemi. E questo non è un gioco, eh. Voglio solo parlare da questo microfono. Se volete parlare, Devi soffiare un po' il naso. Lula è preso con il microfono. Comunque, oggi verranno i miei nonni, verrà mia madre. Sì, io voglio subito un'unità. Stiamo facendo un video. Vuoi gettare queste carte? Tiè. Vai. Vado a gettare. Vai a gettare una spazzatura. E facciamo il lettino di Greta. Qui c'è tutto un macello di giochi che ora si deve mettere a posto. Ho trovato una stella. Comunque ragazzi sono Polly, segreta, spostati. Sono felice di questo letto perché mi piace un sacco come mi trovo benissimo. È davvero. Non avete visto praticamente niente, era troppo basso il telefono. Comunque ho fatto il letto di Greta. Ora ci posiziono questi due cuscini. Questo lo comprai da Shein, questa federa con la G, che adoro. Il letto è pronto. Qui ci mettiamo mini seduta. Qui ci sono un paio di calzini di Greta. Stiamo preparando la colazione per Greta. Il latte ci serve. Preparo anche per me la colazione.
Alexa, accendi il caffè. Comunque a me piace un sacco questo latte qui barista di Avina. Proprio buono, tantissimo, mi piace. Mi gusta. Ok. Ecco, Lula ha un bicchiere meraviglioso. È un bicchiere di vaso. Lula le piace il vaso. Il anche vaso. A Lula ha apparecchiato Greta. Dai, vieni qui che è pronto il tuo latte. Dai, siediti che è pronto. Ok, mamma. E mamma. Stai bene o hai freddo? Sto bene. Mamma. Mi do qualcosa. Mi dai una spinta? Sì. Va bene? Sì. Tante bolle. Ecco per te. Il latte al cioccolato con le bolle. Grazie. Prego. Pronto anche il mio latte? Sono le 9, sono sveglia da 3 ore. Io ancora non ho fatto colazione. La rima, vedete questa bottiglia di Greta, faccio vedere come mi preparo la mia colazione. Quindi latte di avena e metto un po' di caffè di caffeinato. Ho questo contenitore dove gettiamo le carte. Basta. Questo me lo appoggio qua, che poi la butto. Alexa, spegni caffè. Ok. E quindi adesso faccio colazione. Sono per Greta. Io non mi ho incollato appena la toglietta, sinceramente. No, mamma, questi non mi vanno. Questi li mangi tu. Io mangio questi qua. Colazione con la mia principessina. Mamma. Mi serve ancora un po' cola. Cosa? Facciamo colazione, dopodiché faccio l'impasto della focaccia. E vi faccio vedere come lo faccio, anzi vi dico subito le dosi, così questi li mangio domani. Allora, praticamente metto, c'è sempre quella la ricetta. Ieri sera l'ho fatta la focaccia e l'ho fatta con la patata, che non faccio mai. Era buonissima, cioè si creano un sacco di bolle con la patata, ho notato questo. Quindi ragazze, io uso il che? Un pochino di toast. Tieni. Finisci il latte. Io metto una patata, 600 g di farina, 450 g di acqua, un cucchiaio di zucchero, scusate, un cucchiaio di sale. No, e in base a quanto voi volete far lievitare l'impasto, da mezzo a un lievito di birra. Potete metterci anche 2 g e farlo domani, per dirvi, no? Dipende tutto da quanto tempo voi avete a disposizione per la lievitazione. Se lo volete fare in un'ora, metteteci un lievito okay. E basta così. Quindi ora faccio colazione, dopodiché preparo la focaccia. Quindi adesso vi ho detto quali sono gli ingredienti. Poi se avete il bimbi impostate 3 minuti velocità spiga e poi 3 minuti velocità 6 ed è pronto. Lo lasciate lievitare anche nel boccale stesso e poi quando arriva su potete stendere la focaccia. Io vi consiglio di metterci un po' d'olio nella base della teglia. Metto il biscotto in bocca, sennò cade troppo tardi. Dicevo. Ehi mamma, dimmi. Hai detto che non mi vedi. Bisogna baciare i biscotti sordi dentro nel bicchiere caldo. Così si li scalda. Sì.
E quindi dicevo, mettete, fate una base di olio nella teglia, poi ci stendete l'impasto. Io utilizzo, in base a quanto volete farlo, prima si utilizza una teglia grande e una piccolina per formare un po' più doppio, però se ci mettete la patata notate che diventa molto molto gonfio. Quindi io vi consiglio di farlo in due teglie grandi, almeno per come mi sono trovata io, ragazze, qui vi faccio vedere come va. E ci mettete un po' d'olio sopra anche alla teglia, cioè stendete l'impasto, ci mettete un po' d'olio sopra in modo che non si secchi e lo lasciate lievitare un po' così. Quando bello, e poi fate passare un po', poi lo stendete con le mani. Dammelo, Cosa vuoi? voglio questo per una piante. E quindi niente, lo lasciate fare un po' che si stende ancora meglio e poi lo condite, infornate il forno al massimo della temperatura per terra, cioè alla base del forno, lo fate cuocere. Quando si è dorato sotto, passatelo sopra in modo che si dora la parte di sopra. Se dovete fare l'altra focaccia, ci infornate poi la seconda sotto. Nel frattempo, fa l'altra sopra, però non mettetene due tutta una volta, ve lo sconsiglio perché sennò non cuoce bene. Buongiorno ragazze, praticamente poi ieri non ho ripreso più niente perché, cioè, come potete capire, ero impegnata a cucinare, a fare, non sono riuscita a fare più nulla. Ora sono tornata a casa perché sono stata da quel sapone. In realtà mi ero preparata per andare in campagna, poi come sono arrivata in campagna ha iniziato a piovigginare. Piangio poi è rimasto che dovevo fare altri lavori e io sono tornata a casa perché era inutile lavorare sotto l'acqua. Questo microfono è un po' bruttino da tenere così in vista, però vabbè, serve. E niente, quindi poi sono tornata a casa, sono passata da questo sapone perché dovevo prendere delle cose che mi servivano. Ora vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, ho preso l'Ace Gentile che era in offerta, ne ho presi due, ma quanto ho capito hanno cambiato la bottiglia perché prima era diversa. E ho visto un video dove ci vanno a lavare il pavimento. Ho visto un video dove ci vanno a lavare il pavimento con l'Ace Gentile. Come mi sono abituata a questo benedetto microfono. Cioè, ci hanno messo la colla in mezzo. Parecchia. L'ho presa, voglio provare a lavare il pavimento con l'Ace Gentile perché hanno detto che è buono. Proveremo. Poi ho preso il rotolo per la carta per le mani perché mi è finito, lo devo aggiungere al posto lì. Poi erano in offerta due Neutromed perché noi Dermomed perché noi utilizziamo questo come bagnoschiuma, 2 2,50 euro, quindi ne ho presi 4. Eh sì, infatti, sono andati tutti in saldo. Poi ho preso, ecco gli altri due, questo e questo. E poi ho preso questo smacchiatutto, è uno smacchiatore di macchie e deodorante, di deodorante sudore ed è ottimo. Io mi ci trovo benissimo, era in offerta e l'ho preso, anche se ce l'avevo ancora. Non mi era terminato, però l'ho preso perché appunto era in offerta. Poi quando finisce mi serve, quindi l'ho preso, perché in offerta costa meno. Vabbè, comunque poi ho preso queste perle profumate della Lenore. Questo qua è Gelsomino Scarlatto. Poi ho preso, vi faccio vedere questi, poi ho preso il deodorante Dove, che era anche questo in offerta a 2,29. Ho preso un altro, altre perle della Lenore, però questa volta ho preso queste azzurre, Risveglio Primaverile. E poi ho preso i profumatori per ambiente della Airwick. Allora, c'era grigio e bianco, ovviamente io ho preso bianco. Ho preso questa profumazione che è profumo di primavera. Ho preso quello con proprio il dispenser qua, l'erogatore,
E poi ho preso una ricarica, perché ne voglio mettere uno in cucina, uno in bagno, voglio mettere la stessa profumazione. E poi ho preso solo uno di questo qua che è Fiori di ciliegio, che è ottimo. Ora, perché di questo c'era solamente il risveglio primaverile con il coso qui al dispenser. Perché io ne ho un altro in bagno, solo che non ricordo se è della Airwick oppure della Glade. Perché se è della Glade questo non va bene. Quindi devo vedere un po'. L'ho pagato, erano in offerta a 3,49 e anche questo qua l'ho pagato 6,49. Quindi praticamente 3 euro in più sia anche il coso che ho fatto apposta qua. Ora vedo perché se per caso quello che ho non va bene. Lo sostituisco con questo, oppure poi mi arrangio, prendo un'altra profumazione, questo lo tengo sempre in cucina. Ora vediamo. Oggi c'è un tempo brutto, pioggia, messo davanti, brutto tempo. Comunque stamattina sono stanchissima, perché comunque è stata una bella giornata intensa, di cose da fare, appunto, ho preparato, ho fatto. E niente, a queste ragazze. Adesso voglio provare subito questo e soprattutto voglio vedere se se all'interno ha la batteria, altrimenti ciao ciao. Come vedete qui Greta mi ha graffiato il frigo con la calamita, giocando la spostava, mi ha graffiato tutto il frigo. Ora lo vado ad aprire insieme a voi. Allora, questo è a forma di fiore, che carino, che carino. Devo solo capire qui come si apre. Si dovrebbe roteare, credo. Ok, perfetto. Si ruota così. Ora, uno ce l'ha già all'interno, che è quella là, freschezza primaverile. Quindi questo è a posto. Il problema è come... Ah, ok, c'è qua. Ok, perfetto. E di qui vanno messe le batterie che ci sono. Meno male, c'è. No, perché mi sono spaventata perché non ne ho. Mi sono finite. Quindi poi dalla strada pensavo, ma ci sono le batterie nello scatolo? Non lo so, non l'ho visto, non ho controllato come nascevano, le ho prese. No, c'è la batteria. Questo lo metto subito in cucina e poi vado a vedere se l'altro lo posso mettere in bagno. Mi sono un po' pentita perché avrei dovuto prendere l'altro uguale, in modo che poi quando li cambio, che terminano, lo posso sostituire. Sinceramente non sento niente. Ma comunque, ora vediamo. Ora devo controllare questo. Di che marchio è? Se è Airwick o è Glade. Devo controllare qui sopra. Ora prendo uno sgabellino. Non era vero che non funzionava con il Glade, perché mi hanno detto che col Glade non funzionava. Invece funziona. Messo. Questo era quello vecchio, finito. E ora vediamo qua questo come si sente. Dovrei averne anche un altro in realtà, però due bastano. Sento poco e niente qua. Ma devo capire come impostarlo. Forse lo devo impostare un po' più ravvicinato, perché qui l'ambiente è più grande. Vedremo. Ok, adesso si sente. Evidentemente doveva salire un po' più il livello del prodotto nei primi spruzzi, quindi magari si sentiva poco. Comunque adesso che ho fatto questo servizietto, poi devo, in realtà voglio andare a prendere l'altro di Fior di ciliegio con quest'altra profumazione, visto che sono ancora in offerta. Non so da quando è partita l'offerta. Comunque voglio andare a prendere l'altro. Così poi ho due uguali. Buono questo. Questo è buonissimo, molto dolce, bello, mi piace tanto. Comunque, adesso c'è questo e basta. Mi devo far coraggio che devo lavare i pavimenti e mi devo sbrigare, perché poi tra un'ora torno, inizia a riempirsi di nuovo la casa con i miei familiari.